E tutto ad un tratto ci accorgiamo che le bollette sono sempre più care, che sono aumentate prima del 20% e adesso aumentano del 40%. E come d'incanto tutti si accorgono la perdita che abbiamo avuto a rinunciare ad un ente di energia nazionale per venderla in privatizzazioni a quattro baiocchi. È solamente la punta di un iceberg questa, caro Stefano. Salve a tutte e a tutti, certamente nobile Tasso. Noi adesso siamo di fronte a questa questione che a ottobre le bollette dell'energia elettrica subiranno un ulteriore aumento. Questa volta è proprio un aumento insostenibile per la maggioranza delle famiglie italiane, perché sarà un aumento di circa, grosso modo, 500 euro l'anno, un aumento che è spropositato e che ovviamente andrà a colpire le fasce sociali più deboli, ad iniziare dai lavoratori e dai pensionati. Ecco, io penso che il governo dei migliori dovrebbe intervenire immediatamente con due operazioni simultanee. Una deve tagliare l'IVA e le accise sulle bollette e imporre agli operatori privati, a iniziare dall'Enel, una nuova politica a salvaguardia delle famiglie, riducendo così le tariffe e i profitti. Ci avevano detto che le privatizzazioni, le liberalizzazioni avrebbero prodotto dei miglioramenti, dei servizi a tutto vantaggio dei cittadini e dei consumatori. Invece era una bugia clamorosa. Questa dell'energia elettrica, del gas, è evidente che è la spina di una situazione che ormai è diventata inaccettabile. Io credo che la produzione dell'energia elettrica e la sua distribuzione, in quanto settore strategico per il paese, per le famiglie e per le imprese, debba tornare in mano dello Stato. Occorre rimettere in piedi le fasce sociali in maniera tale che chi ha di più paga di più, chi ha meno reddito paga meno o non paga niente. Io credo che noi che siamo di fronte al fatto che il ministro Cingolani alla transizione ecologica, secondo me non c'è pochissima transizione ecologica, ma c'è invece un modo di ristrutturare il sistema. L'unico ministro all'ambiente che vuol tornare al nucleare non abbia le idee ben chiare, non sia in grado di gestire questa situazione e soprattutto occorre che alcune voci importanti ritornino sulla scena politica a difesa dei settori strategici che debbono tornare pubblici e statali, a difesa dei settori sociali più deboli e in particolare mi aspetto che le forze della sinistra, se ancora sono in grado di onorare questo nome, e in particolare i sindacati, facciano sentire la loro voce in difesa delle fasce sociali più deboli e a salvaguardia dell'energia elettrica e del gas come settori strategici che devono essere ad appannaggio del settore pubblico e statale. Che sia un buon domani per tutte e per tutti.